cari, chi vi lavora e chi se ne serve secondo il rendimento di grazia che conosce. Concedi la salute del corpo e la protezione dell'anima. Auguri, Grazie. È stato inaugurato un nuovo punto vendita a Santa Caterina Marina. La strategia di mercato della sua famiglia si allarga. Sì, estendiamo i punti vendita anche diciamo, sul territorio di Santa Caterina per dare a questa splendida gente un punto vendita fornito dove possono diciamo, soddisfare le esigenze giornaliere per le loro famiglie. È un punto di vendita abbastanza moderno, fatto tutto nuovo, dove abbiamo gestito tutti i reparti, dalla salumeria alla macelleria all'ortofrutta. Passano gli anni, variano le esigenze della clientela. In che modo lei cerca di far fronte a questi cambiamenti? Ma guarda, bisogna stare sempre più vicino alla clientela, perché giustamente i periodi non sono dei più facili e quindi l'economia la sappiamo. Noi andiamo incontro alle esigenze della nostra clientela con prezzi sempre più competitivi, tant'è che i margini ormai sono strettissimi. Ci avviciniamo sempre di più al paese in modo tale che siamo presenza sul posto e innanzitutto le persone non hanno così l'esigenza di spostarsi, prendere macchine e spendere sempre più soldi diciamo in quello che sono le spese giornaliere. Per adesso l'orario sarà dalle 8 meno un quarto la mattina alle 13 e poi dalle 16 alle 20:30 e la domenica mattina. Poi giustamente tutto sta alle esigenze della popolazione. Se la popolazione ha esigenze di avere un orario diverso, un orario continuato, noi adegueremo la nostra apertura. Noi siamo contenti di inaugurare questa nuova attività commerciale. Siamo felici quando imprenditori di successo vengono qui a investire a Santa Caterina. Vediamo che c'è molto dinamismo. D'altronde questa struttura era nata proprio per fare attività commerciale e quindi è una cosa importante per noi, per tutta la collettività di Santa Caterina che venga attivata oggi.